Le tre cose che fanno male ad una coppia e le tre cose che fanno bene ad una coppia. La prima cosa che fa male ad una coppia, e forse la principale, è la possessività. Noi non siamo dell'altro e l'altro non è il nostro possesso. Noi scegliamo di fare un viaggio insieme a lui o insieme a lei e di farlo durare il più possibile. Seconda cosa, fa male ad una coppia la rigidità, cioè l'incapacità di evolvere o di cambiare, perché il segreto per durare è saper cambiare. La terza cosa che fa male alla coppia è l'intrusività, cioè il far entrare nella coppia le rispettive famiglie o gli altri. È stato dimostrato che le coppie che durano di più sono quelle che sono riuscite a tenere al di fuori della coppia le rispettive famiglie. E invece, fa bene ad una coppia il cercarsi. Continuate a cercarvi, continuate a cercare di fare insieme più cose possibili, ma non tutte. Poi fa bene ad una coppia parlare tanto, soprattutto di sesso. Parlate di cosa vi piace, di cosa non vi piace. È il modo migliore per iniziare a farlo. E infine fa bene alla coppia il privilegio. Sentitevi ogni giorno privilegiati ad avere la persona che avete accanto e fatela sentire privilegiata ogni giorno di avere accanto voi. 60 secondi di psicologia.